C'era un eremo ai margini di una città dove un monaco viveva con i suoi discepoli. Ogni sera il monaco e tutti i suoi discepoli pregavano insieme. Quando il monaco pregava, le sue labbra non si muovevano affatto, chiudeva solo gli occhi e stava in piedi in silenzio con le mani giunte. Quel monaco aveva un discepolo e ogni volta che vedeva il suo maestro pregare in questo modo, gli sorgeva una domanda nella mente. Un giorno, mentre tutti stavano pregando la sera come al solito, il maestro stava in piedi in silenzio con occhi chiusi e senza muovere le labbra. Vedendo questo, il suo discepolo si incuriosì, non riuscì a trattenersi e chiese al suo maestro: «Maestro, quando noi preghiamo, le nostre labbra si muovono, diciamo le nostre preghiere con le parole e attraverso quelle parole chiediamo a Dio tutto ciò che vogliamo. Ma ho notato che quando tu preghi, le tue labbra non si muovono mai, stai solo in silenzio. Di solito, quando diciamo qualcosa internamente, anche in quel caso c'è una leggera vibrazione sulle labbra, una sensazione di movimento sul nostro viso. Ma quando ti vedo pregare, non posso vedere tutto questo. Perché è così? Non preghi Dio per nulla? Perché le tue labbra non si muovono?» Ascoltando questo, il monaco sorrise e disse: «Figlio mio, ti parlerò di un episodio della mia vita. Una volta ho soggiornato nella capitale e nel pomeriggio, mentre passavo vicino al palazzo del re, ho visto il re in piedi all'ingresso del suo palazzo. In quel momento venne un mendicante e si fermò di fronte al re. Il suo corpo era malandato, i suoi vestiti erano strappati e sembrava debole e affamato da molti giorni. Sembrava quasi che potesse svenire a causa della debolezza, ma c'era uno splendore nei suoi occhi. Il re chiese: «Cosa desideri?» Il mendicante rispose: «Signore, se la mia richiesta non si capisce stando qui di fronte a te, allora non c'è bisogno di dire nulla. Sto davanti a te. Guardami, guarda il mio piatto. Ho bisogno di dire qualcosa?» Dopo questo, il mendicante rimase in silenzio. Il re si rese conto del suo errore e ordinò immediatamente al suo ministro di preparare cibo per il mendicante. Gli ordinò vestiti costosi, una casa e un lavoro per guadagnarsi da vivere. Dopo aver raccontato la storia, il maestro guardò il suo discepolo e disse: «Figlio mio, pensa solo se quel mendicante avesse chiesto al re del cibo, lo avrebbe ottenuto. Ma probabilmente non avrebbe ottenuto vestiti costosi, una casa e un lavoro. Ma lui lasciò fare al re in modo che, vedendo il suo piatto, gli desse tutto ciò che voleva, e così fece. Non solo diede cibo e vestiti costosi, ma anche una casa e un lavoro per guadagnarsi da vivere». Dopo aver detto questo, il maestro diventò serio e disse: «Figlio mio, dopo questo episodio ho smesso di chiedere qualcosa a Dio, perché in realtà nulla è nascosto a Dio. Lui sa tutto ciò che vogliamo e ciò che è giusto per noi. Se chiediamo qualcosa con la nostra mente limitata, saremo perdenti in partenza. Quindi, non abbiamo bisogno di chiedere nulla a Dio durante la preghiera. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di consegnarci completamente a Lui con un cuore vero e di diventare silenti. Ascolta, se preghiamo in questo modo, Dio ascolterà sicuramente la nostra preghiera e ci darà ciò che è veramente buono per noi. Nelle nostre vite, spesso quando preghiamo, cerchiamo di esporre i nostri desideri a Dio, cerchiamo di esprimere il nostro desiderio o pensarlo nella nostra mente, in modo che Dio possa capire chiaramente ciò che vogliamo. Ma in realtà, questo non è il modo giusto di pregare. Dio conosce il passato, il presente e il futuro. Egli è consapevole di ogni attività e di ogni pensiero della nostra mente. Sa di cosa abbiamo bisogno e cosa sarà buono per noi. Quando preghiamo Dio, non dobbiamo chiedere nulla a Dio con la nostra mente limitata. Facendo ciò, otterremo poco o nulla. Al momento della preghiera, è necessaria la completa resa a Dio e quando Dio dà, darà secondo la sua condizione, che sarà molto più di quanto possiamo pensare. Le parole pronunciate al momento della preghiera non contano molto, ma al momento della preghiera, più la tua mente è unita a Dio,
più fruttuosa sarà la tua preghiera. Pertanto, ogni volta che preghi Dio, non cercare di esprimere le tue preghiere con le parole, immergiti solo nell'amore, diventa uno con Lui o un uno con il tutto, detta in breve. Quando la tua mente diventa una cosa sola con quella potenza suprema, la tua preghiera si avvererà sicuramente.